Ha fatto 2 decimi e 25 di meno, però nonostante tutto, vista la prestazione delle altre, delle avversarie, e prima con 14.800. E allora vediamola questa splendida atleta, 17 anni, di Dymowskoïevsk, quarta nel generale a Pechino e sesta alle parallele a 6 metri, che sempre alle Olimpiadi. Che bellissima combinazione, dopo un giro e mezzo, il salto Jäger, ancora un giro libero con mezzo giro e poi una gran volta con giro completo e diretto, il salto dietro con le gambe divaricate e mezzo giro. Dovrebbe essere il Markelov che ha riportato lo pari salto nella maschile alla sbarra. Tempo di fioretto e stacco per andare allo stagio alto. Giro di pianta con una rotazione completa e bello salto dietro, doppio carpo molto in avanti. Molto bello l'esercizio della campionessa europea in carica. Credo che la coach, la Nazarova, credo che un po' protagonista, credo che ripetesse l'esercizio per sé, non parlava ad alta voce, che sennò, come dicevi tu, sarebbe stato penalità. Ho provato a tendere l'orecchio adesso nei confronti dell'allenatrice russa e effettivamente non si sentiva niente, era una sorta di litania. Assolutamente, deve essere così, dà un aiuto praticamente stando vicino e ripetendo anche lei l'esercizio, però la giuria è molto vicino a lei, quindi la voce...